Nonostante il periodo di crisi legato alla pandemia, Livorno ha vissuto un periodo ricco di appuntamenti. È infatti la prima città in Italia, insieme a Rimini, ad aver organizzato il maggior numero di eventi estivi. Un modo per coinvolgere i cittadini, portarli fuori per far ripartire l'economia. La situazione è complicata, ma è complicata a livello nazionale. E Livorno, che già partiva da una situazione molto complicata, però in questa fase pandemica ha saputo reagire, ha risposto ad esempio sul fronte della ristorazione, della somministrazione, del commercio in genere, i tanti eventi che abbiamo organizzato, 18 rassegne in 3 mesi, hanno fatto sì che ci fosse grande movimento nella nostra città, tante presenze e di conseguenza l'economia ha girato. Il settore crocieristico ha vissuto a causa del Covid uno stop importante, altri settori però non hanno mai smesso di produrre. Poi c'è il porto, che essendo un porto multipurpose, ovvero dotato di varie tipologie di traffico, è andato in crisi su alcuni aspetti, tipo i contenitori, come da altre parti, però ha retto su altre tipologie di merce e questo ha consentito un po' di avere perdite inferiori rispetto ad altri scali marittimi. Nel compenso poi c'è tutto il mondo dell'industria, della manifattura, che segue dinamiche nazionali che ci auguriamo possano vedere, come sembra, una ripresa sostanziosa.